Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video reaction. Oggi reagiremo al trailer di un nuovo videogioco chiamato Vintage Story, che come state vedendo è un videogioco basato sul classico sistema survival cubi e somiglia ovviamente a Minecraft, ma non solo, somiglia anche a Hytale, perché la storia incredibile di questo gioco, dove Hytale è stato fatto da dei giocatori di Minecraft, è che questo gioco è nato da degli sviluppatori di Hytale, che hanno lasciato lo sviluppo di Hytale e hanno fatto un altro gioco ancora. Questo si chiama Vintage Story, mi avete chiesto in tanti di vedere il trailer e reagire insieme, ma non questo trailer che state vedendo di sottofondo, che è un trailer vecchio, del 2020. Guarderemo adesso il trailer nuovo insieme, anche perché questo lo avevo già visto, e andremo a reagire a questo trailer e a capire se questa ennesima copia di Minecraft può essere un ottimo gioco oppure no. Ma vi dico subito che ha una caratteristica in più rispetto ad Hytale. A differenza di Hytale, questo gioco è già uscito in una versione non completa, ma è già uscito. Quindi se volete, se siete curiosi, commentatemi, spammate un sacco di commenti e ovviamente lasciate like e magari prossimamente me lo compro e lo giochiamo insieme sul canale, così per provare che cosa nasconde questo particolare gioco, che è un misto tra Minecraft, Hytale, mod di Minecraft e texture pack boostati. Dobbiamo capire però in questo schema dove si colloca e soprattutto se ha qualcosa di suo da dire. Ma prima di partire con il trailer, questa sera sono in live alle 20:30 sul mio server per un evento incredibile. È comparso questo portale e come vedete c'è un countdown al suo interno. Ecco, questa sera, durante la live, il counter arriverà a zero. Il portale si aprirà su una delle più grandi novità del server di quest'anno. Non vedo l'ora di mostrarvelo, vi aspetto questa sera alle 20:30 live per una grossa sorpresa. Eccoci qui sopra il trailer giusto. Come vedete, questo trailer è del 2022 e non è neanche uscito da tanto. Vi avviso prima di cominciare che farò un sacco di paragoni con Minecraft e Hytale, è proprio assicurato. Chiaro che lo faremo, tocca, purtroppo è così. Quindi startiamo questo trailer di 3 minuti, ogni tanto lo metterò in pausa per vedere i dettagli. Quindi ragazzi, via con Vintage Story. Si parte con una grafica carina, però il logo dello studio e le scritte, cioè, un po' più curate magari. Beh, fermi, mi fa un po' ridere questa cosa. Al 96% è piaciuto questo videogame. Quale testata giornalistica l'ho scritto? Utenti Google? Ma come utenti Google? Non è questa testata giornalistica epica? Preparatevi! Ok. Un orso che sta attaccando il personaggio che è stato steso? Cos'è sta roba? Questi sono i personaggi del gioco, tipo all'età della pietra. Una mappa. Bella, si apprezza questa. E la grafichina, ragazzi. La grafichina, niente male. Una caverna, aspetta. Grafichina, dicevo, niente male. Caverne Eve. Guardate come mettono subito l'accento sulle caverne custom, con un sacco di mostri davvero terribili. Ne approfitto per dire che ho letto che questo gioco è ispirato ai racconti horror di Lovecraft. Avete presente Cthulhu e tutta quella storia lì? Molto inquietanti queste creature. Un player rincorre un pollo lanciandogli un'ascia. Ok. Cucina più di 350 cibi, pasti. E qua bisogna mettere in pausa ancora. Devo ammettere che questi personaggi mi inquietano un sacco. C'è qualcosa nel loro sguardo di terrificante, non capisco cosa sia. Ah, fondono i minerali per poi versarli nelle forme, picchiettare, in questo modo forgiano gli utensili? Cos'è sta cosa? No, aspetta un attimo. Questa meccanica sembra molto interessante, ma anche molto lunga da fare. Immaginate al posto di craftare il piccone con 2 stick e 3 di ferro, dover fondere il ferro, metterlo nella forma, picchiarlo. È una figata, però se ti serve un piccone al volo non finisci più. Dipende che cosa preferisci tra le due cose. E poi non credo di aver capito bene, ma ci sono delle tempeste temporali. Si creano delle distorsioni dello spazio-tempo. È abbastanza inaspettata come cosa. Però effettivamente prima, quando c'era l'altro trailer che andava, c'era qualcosa di simile. Ok, va bene.
Bellissimo l'orto, mamma mia quanti dettagli. Si conservano i cibi nelle cantine, diciamo. E qui abbiamo le stagioni. Oh, ragazzi, ma ne abbiamo parlato fino all'altro ieri delle stagioni in Minecraft. Guardate che figa questa cosa. Allora, rivediamola subito. Lo so che vi sto rompendo le palle, però primavera. La primavera con i fiori, quindi le piante fiorite, passa all'estate dove è tutto più verde, tutto bello vivido e c'è anche la frutta sugli alberi. Queste sono già delle meccaniche che trasposte in Minecraft sarebbero tanta roba. D'autunno le foglie diventano rosse, gialle, arancioni e sarebbe molto semplice poi andare con Siltouch, prendere la foglia rossa e magari poi la puoi usare tutto l'anno. E alla fine cosa è cambiato? A parte la fog atmosferica e un po' di color map del bioma, è cambiato il fogliame, gli alberi. Si potrebbero fare le stagioni in Minecraft, secondo me sarebbero anche molto efficaci come cosa. E infine l'inverno si colora tutto di neve, il villaggio nel mentre si è espanso, è molto carino, e la neve semplicemente penso che si sciolga da sola in primavera senza lasciarti il problema della neve da spalare, che sarebbe un grande problema, e gli alberi non hanno più le foglie. Questa transizione con la crescita durante le stagioni mi è piaciuta davvero tanto, GG, molto bella. Ma andiamo oltre, vediamo che cosa c'è dopo. Una tempesta di sabbia. Ok, ah, bella esplorazione, il bioma con tutti i mob. Bella questa palude, wow. Questa è un po' meno, un po' vuoto. Ok, quindi antichi scritti da leggere, antichi macchinari. Questo è molto inquietante, devo dire. Un po' di steampunk, un po' di create mod, se vogliamo. Arsenale di armi. E poi diventare un collezionista, un botanico. Proteggere gli alveari, fare le torte. Ok, quindi mostrano... What? Stavo dicendo, mostrano un sacco di cose che puoi fare. Puoi fare delle sculture. Ah, c'è tipo la chisel mod di Minecraft. Quindi puoi creare... cose, opere con blocchi più piccoli. Guardate anche il tetto, il ponte, oltre il dragone e questo portale. È tutto fatto con blocchi più piccoli. Quindi puoi, volendo, creare dei dettagli aggiuntivi. Però ci vuole una pazienza immensa a fare queste cose. Ora le vediamo fatte, ma per fare un dragone così ci metterai 2 giorni di lavoro, eh. Cioè, proprio a stare fisso al PC. Ok, pattern, frutteti, puoi ubriacarti però, scusami un attimo. Io ragazzi non ce la posso fare, i personaggini di sto gioco sono la cosa più inquietante che abbia mai visto. Ok, puoi ubriacarti, cosa che vabbè, non è proprio bella da fare. Che cos'era? Aspetta, non ho capito. Vabbè, c'è un crollo, poi puoi creare, hai un editor dei mondi, interessante. Che cos'è? In prima persona... Che cosa sono queste? Delle mani che ti abbracciano da dietro? Puoi amoreggiare nel gioco? Più di 500 mod, i server, va bene, qua un po' un elenco delle feature. E poi qui una bella schermata con vari amici, personaggi inquietantissimi, però che si sono ritrovati e hanno fatto un villaggio assieme, quindi multiplayer ce l'abbiamo, perfetto. Allora, non so come sentirmi a riguardo di questo trailer. Questo gioco è già uscito e non ha fatto lo scalpore che ha fatto Hytale sicuramente, e né tantomeno Minecraft. Vedo dei grandi punti positivi e dei punti negativi. I punti positivi probabilmente sono delle feature che sono già state presentate nel trailer di Hytale all'epoca e che questi sviluppatori che hanno fatto un altro gioco potrebbero aver anticipato. Ma devo dire che questo trailer ha delle parti belle e delle parti meno belle. Il trailer di Hytale, quando l'avevamo visto, era tipo... Wow, che figata! Cioè, non avevo dubbi che era una figata. Peraltro, questo mese, se mantengono le promesse, usciranno degli aggiornamenti di Hytale. Farò un video anche sulle news di Hytale, non vi preoccupate. La cosa delle stagioni, per me, è una gran figata. Mi è piaciuta... un botto. Un difetto che vedo sono le texture. Le texture mi sembrano esagerate. Una cosa che apprezzo tanto di Minecraft e ho imparato ad apprezzare all'inizio del gioco sono le texture 16x. Minecraft rende un'idea magnifica degli oggetti e delle cose in una texture che ha un lato di 16 pixel per un altro lato di 16 pixel. Ci sono texture che aumentano fino al 4K, il problema è che le texture tanto definite, applicate a quello che poi è sempre un blocco,
stonano un sacco. Questo gioco mi dà l'idea che mi danno le resource pack tanto definite quando le applichi a Minecraft, che se ti concentri sulla texture è fighissima, ma poi giocato con gli spigoli dei blocchi, le texture troppo definite, ha un non so che di strano. Indubbiamente la cosa positiva che noto sono le tante feature che sogneremmo tutti quanti in Minecraft un giorno, e quindi vederle realizzate sono davvero una gran figata. Soprattutto la parte nel villaggio dove ci sono tanti oggetti, tanti ruoli, tante cose da fare, è molto suggestiva, però considerate che se giocate in single player, appena aprite il gioco, tutto questo ben di Dio non ci sta. Cioè lo dovete craftare voi, di base non ci sarà niente, quindi di base la vera esperienza di gameplay è questo, quindi ti trovi in un mondo di questo tipo a esplorare e girare, cosa che comunque puoi avere anche in Minecraft con le giuste mod, le giuste shader, puoi avere lo stesso identico feeling. Questo logo non è una gran cartolina, però per il resto ragazzi il gioco sicuramente ha delle potenzialità, mica male. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti e magari potremo provarlo in futuro. Spero che questo video reaction vi sia piaciuto, noi ci vediamo stasera con un grande evento sul mio server, non vedo l'ora di mostrarvi quello che stiamo preparando, alle 20:30 è live e domani con un nuovo video, un saluto da Eren, ciao a tutti!